e c'è questo casting in cui tutti questi persone, questi attori ti passano davanti, alcuni sono attori, altri dilettanti, altri cominciano, altri non lo hanno mai fatto. Io credo che dal momento in cui c'è davanti qualcuno, capisco subito se andrà bene o no. Lo vedo perché, ecco, se vedo del mistero, se vedo qualcuno con dei segreti, questo già mi indirizza verso questa persona. Perché poi il film e la creazione del personaggio, non so, di Eva, di Prince, eccetera, di tutti gli attori, teatrici e attori, è quello di dare corpo al personaggio scritto con quelli che sono i misteri e i segreti della persona, nome, cognome, indirizzo, che lo fa, persona reale che lo fa, cioè usare il materiale umano che ho davanti, mescolandolo con quelli che sono, cioè, le prerogative del personaggio scritto in sceneggiatura. E in questo modo ci si avvicina poi a quello che poi che sia riuscito, più o meno lo dirà il pubblico e la critica, ma quello che io sento che è giusto. Cioè è una specie di esplorazione. Per quello dico che nei miei film, che sono in genere pieni di storia, di non so, L'ultimo imperatore, il Novecento, anche di Melon, in alcuni momenti c'è sempre però la guida di una verità delle persone. Tra l'altro tu agli attori dai molto, tu cedi agli attori una parte della proprietà intellettuale del film, nel senso che quando li lasci improvvisare o li ascolti quando ti dicono no, questa battuta non riesco a dirla, ti ho visto sempre di una disponibilità totale ad accettare. Certo, li valuti, però c'hai sempre questa porta aperta verso gli attori. E beh, anche un po' la mia natura, credo. Questa porta aperta c'è stata fin dall'inizio, sempre. Quindi evidentemente, non è solo con gli attori, è anche con le persone che incontro nella vita che io sono spesso curioso. Anche Branco era molto curioso. Una volta, pochi anni prima che morisse, mi ha cercato al mio telefono di Roma, che ancora mi aveva il telefono fisso. Io non c'ero e ha trovato Mark Peplo, mio cognato, scrittore con me, che era lì a Roma ospite, e ha tenuto Mark per un'ora al telefono, chiedendogli chi era, poi gli ha detto, ma tu soffri di sinusite? E Mark dice, beh, siccome lo sai, ma lo sento, da come parli. In fondo era una persona che viveva nella più forse solo grande solitudine. È una sua scelta. E per quello era così, quando poteva, voleva sapere tutto delle persone. Mi viene in mente anche che un altro modo, di capire un personaggio, di crearlo, è quello di portarlo di fronte o fargli leggere, o fargli ascoltare, fargli vedere qualcosa che mi ha ispirato e dovrebbe ispirare anche il personaggio. Allora, a Parigi, prima che iniziassimo a girare Ultimo Tango,
c'era una grande mostra di Francis Bacon, ancora non era famoso. Al Grand Palais, credo. E ci portai mano brava, perché volevo che lui guardasse come questi personaggi di Bacon, che sono anche dei titoli di testa di L'ultimo tango a Parigi, un uomo e una donna, la drammaticità che c'è nei personaggi. Questo fu, credo, molto importante. Ci portai Vittorio Storaro, ci portai lo scenografo Scarpiotti, la costumista Gilda Greni, che aveva già fatto Il conformista e che parlava poi nel Novecento. Insomma, quella mostra di Bacon fu proprio una, come avere trovato una porta comune con i collaboratori e gli serventi.